Cari amici, bentrovati, nuova puntata di Tutto Molto Bello su Esperia TV, canale 18 del digitale terrestre. Ci vedete tutti i giorni alle ore 14, alle ore 22.30, alle 8 del mattino. Anche in streaming in tutto il mondo su Esperia.tv o rigorosamente sui nostri canali ufficiali, quello di Facebook e quello di YouTube. Per partecipare al nostro programma c'è un numero qui in sovraimpressione al quale potete mandare messaggi, videomessaggi, messaggi di testo o magari chiamare anche direttamente 351-874-3399. Qui è tutto molto bello, parliamo di cose che naturalmente riguardano la vita di ognuno di noi anche attraverso questa specie di piccolo tsunami o medio tsunami che abbiamo vissuto, stiamo vivendo naturalmente con il coronavirus. E in onda tutti i giorni e tutti i giorni cerchiamo naturalmente di portare all'interno della nostra trasmissione attività diverse, dalla politica, alla cultura, allo spettacolo, alla medicina, alla musica. Oggi partiamo in questo nostro appuntamento con una bella storia che ci porta naturalmente a scoprire un'altra zona bellissima del nostro territorio. Dovremmo essere dalle parti di Briatico, però poi chiedo a lei per avere conferma. Lei è una scrittrice e ci siamo conosciuti in un'occasione fantastica, mentre registravamo una delle mie puntate di Tirullallero. È stato un impatto forte, perché avverti quando hai una persona di un certo spessore dall'altra parte. E mi voglio collegare a lei attraverso il titolo di un suo libro, che è La Terra del Ritorno, per pensare un attimo a tutte quelle persone disperate che quando hanno sentito il bisogno di ritornare nel nostro territorio, malgrado fossero malate o meno, venendo in pratica ad inquinarlo, tra virgolette, a contaminarlo, sono comunque tornate. Anche se in effetti credo che poi la storia del libro tratti un'altra cosa, ma poi lo domanderemo a lei. In onda con noi, in videoconferenza dalla sua casa, Giusy Staropoli Calafati. Pronto? Ciao Luigi! Ciao cara, come stai? Ciao, tutto bene, grazie per l'invito, un saluto a chi ci segue da casa. Grazie a te per aver accettato. Allora, la cosa curiosa è che in effetti, insomma, io ho fatto questo collegamento con il titolo del tuo libro, anche se il tuo libro, insomma, parla di un'altra cosa, mi pare, vero? Narra l'identità dei popoli, insomma, racconta praticamente l'identità, l'appartenenza ai popoli, ma ci arriveremo dopo. In apertura di questo nostro incontro ti voglio domandare come hai vissuto questo discutibile periodo, dove lo hai vissuto e con chi lo hai vissuto. Beh, intanto l'ho vissuto, penso che come molti, a casa, con la mia famiglia. È stato un periodo non del tutto semplice, anche perché io avevo un figlio fuori, a Londra, nello specifico, e quindi puoi immaginare quello che, insomma, abbiamo un po' passato. Non è stato un periodo facile, forse non lo è tuttora, nonostante possiamo oramai uscire in sicurezza, però diciamo che è un periodo difficile da dimenticare, seppure abbiamo ritrovato tante piccole cose, ma comunque difficile da dimenticare. Assolutamente sì, abbiamo una buona memoria, ma insomma un periodo del genere credo che se anche utilizzassimo un cancellino nella testa non avrebbe risultati positivi. Senti, quindi sei rimasta insomma con la tua famiglia a Briatico, vero? O confuso? Sì, per fortuna sì, dico per fortuna sì a Briatico, perché è il mio paese, è il paese che amo. E poi io, avendo la fortuna, ripeto, di abitare proprio sul lungomare di Briatico, diciamo che la vista, il panorama ci ha un po' salvati da questo delirio, se vogliamo proprio trovare una nota positiva. Sì, certo. E una nota positiva c'è sempre, insomma, comunque ha portato tante disgrazie, ma parallelamente qualcosa forse di buono a qualcuno l'ha comunque portato. Tu ti interessi di scrittura, ti interessi di storie, sei una straordinaria pensatrice, sei una persona veramente di grande spessore e niente, ti sei a un certo punto della tua vita dedicata alla scrittura, quando hai sentito proprio il bisogno di evidentemente trasportare le tue sensazioni, le tue storie, i tuoi racconti su un testo, cioè farlo diventare praticamente una storia. Come si arriva a questo, Giusy?
Ma guarda, io penso che in ognuno di noi, dentro ognuno di noi ci sono delle necessità che probabilmente scopri mano a mano crescendo e maturando anche. Certo. Diciamo che la passione per la scrittura l'ho avuta sin da piccola, però l'ho maturata proprio con la crescita andando avanti ed ora poi col tempo è diventata un'esigenza. Io ho passato tutto il periodo della quarantena ultimando il mio nuovo romanzo che sarebbe dovuto uscire a maggio, però visto la situazione abbiamo passato insieme all'editore di Certo. posticipare l'uscita tra settembre e inizio nuovo anno. È una necessità scrivere, non ci sono giorni in cui non lo faccio proprio perché ho dentro di me avverto, diciamo, l'esigenza di trasferire quelli che sono i miei sentimenti o gli stati d'animo a qualcuno e poi rilevare il fatto che non era soltanto qualcosa di mio, ma quello che io ho scritto appartiene a più persone. Quindi arrivare al cuore degli altri è una sensazione Certo, bellissima e penso che sia la soddisfazione più grande per uno è una scrittore, condivisione allargata in pratica, no? ecco. Assolutamente. È come quella che magari, cioè facendo un accostamento, diciamo, enogastronomico, prepara per sé e invece prepara per una bella tavolata, no? Quando magari poi ti dicono, che buono, hai cucinato bene, complimenti. È il gusto di farlo proprio, no? Sì. Io provo piacere quando scrivo, È è vero. qualcosa che dà piacere soprattutto a me stessa e poi sapere che dà piacere anche agli altri, ecco come dici tu, uno chef chi prepara un cuoco È vero, è vero, ancora, ti rende è ancora proprio di più, così. ti dà È molte proprio soddisfazioni. così. Senti, Giusy, ma io mi domando, visto che quando ci siamo conosciuti, in quel periodo, diciamo, come si dice, la tua struttura era quella, ma la tarantella che fine ha fatto? Scusami. Allora, la tarantella intanto diciamo che è rimasta sempre dentro al cuore, uno dei pezzi forti della mia vita che cammina un po' parallelo alla scrittura, anche se da quando ci siamo lasciati, poi da lì a breve il gruppo, purtroppo il gruppo Folchi Briaticisi si è un po' congelato, diciamo così, per Ma il fatto che vivendo in che paesi bei piccoli, ricordi che ho di quella nonostante c'è la giornata. tradizione, ma non c'è poi il riciclo delle persone, capito? E quindi avendo dei ragazzi non siamo riusciti poi È a vero, è vero. rinnovare. Ho dei bellissimi ricordi di quella giornata, Giusy, davvero. Anche io, e spesso non ti nego che riguardiamo quei video perché è stata veramente una bellissima esperienza. Assolutamente sì. E beh, poi vedi, tutte le cose servono naturalmente per innescare amicizie, per diciamo costruire ponti, no? Con altre persone con le Infatti. quali confrontarsi, come naturalmente in questo caso. Senti, hai detto che stai lavorando al prossimo romanzo, ma per ritornare un po' indietro, io sono partito con il titolo del tuo libro La terra del ritorno. E in effetti che cosa racconta questo testo? Ma La terra del ritorno è una storia di un giovane calabrese partito per necessità quasi, per vedere un mondo diverso da quello in cui noi generalmente viviamo, che sembra un mondo un po' troppo piccolo, spesso anche arretrato, e per andare a scoprire cose nuove, confrontarsi con mondi nuovi, facendo esperienze differenti. È un medico che poi a un certo punto, come tutti, ritorna per le vacanze estive in Calabria, ma ritorna inconsapevolmente. Per restarci, perché si rende conto a un certo punto che la terra ha bisogno di lui. Vedi, Luigi, la Calabria, il sud in generale, sono terre che hanno bisogno di gente che torna per restare. E riferendomi a quello che tu hai detto in apertura di trasmissione, il ritorno di tanti giovani a causa Covid, no? Certo. Un ritorno un po' selvaggio. Qualcuno scherzando mi diceva: vabbè, ma tu hai parlato di ritorno, ok? Io ho detto, ma non intendevo questo genere No, di beh, ritorno. certo, è In che tutt'altra senso? cosa. Nel senso che ci sono volte in cui la terra a cui apparteniamo, per quanto l'amiamo, va protetta. E forse questo era uno di quei casi, perché non sapevamo a che cosa andavamo incontro. Rimaniamo sempre una terra debole, una terra difficile per tanti aspetti, e quindi indebolirla ancora di più sarebbe stato un po' quasi un'impresa tragicomica, ecco. Per cui anche se siamo terre di ritorno, e la terra in ogni caso è quella madre che aspetta sempre, aspetta appunto i ritorni dei propri figli.
Certo, alcuni ritornano per una serie di motivi. Certo, in quel caso specifico di cui parlavamo prima c'era anche probabilmente la paura, il terrore di non poter comunque riagguantare la propria posizione, no? Cioè il fatto di riabbracciare la famiglia. Quindi immagino comunque, insomma, quella cavalcata verso questo sud, indifferentemente dal fatto di dover pensare che magari si portava dietro qualcosa che avrebbe distrutto probabilmente alcuni nuclei familiari, e così purtroppo è successo. Però insomma il contatto con la madre terra, insomma con la famiglia, c'è è sempre. È innegabile, non c'è niente da fare. Senti Giusy, molte volte questa domanda la faccio a quegli amici, a quei colleghi, a quei, come posso chiamarli, quei coraggiosi musicisti che rimangono comunque nel nostro territorio e cercano comunque in qualche modo di vivere di musica, o presumibilmente in questo modo, essere degli scrittori nel nostro territorio, cosa comporta? È soltanto una, come posso dire, una libertà di espressione, appunto come dicevamo prima, di condivisione del proprio pensiero, delle proprie storie, o magari anche il fatto di poter pensare un giorno di potersi aprire un varco da qualche parte? Ma intanto io dico che è un'impresa ardua, perché ci vuole coraggio, anche molto coraggio in questo, ad affrontare questo tipo di esperienze, diciamo così. E per noi diventa un'impresa difficile, questo è chiaro, perché come diceva qualche tempo fa in un incontro avuto, in un incontro culturale dove c'era il professore Luigi Maria Lombardi Satriani, il professore critico letterario Santino Salerno, come dice no? Noi calabresi non si sa come mai, anche a livello culturale, non riusciamo mai a varcare il pollino, è una difficoltà che abbiamo proprio quasi di genetica, no? Ed è vero questo, è un qualcosa di tangibile, fai molte più difficoltà. Uno di noi fosse stato, non lo so, in una città come Milano, dove comunque puoi avere delle occasioni, no, che ti capitano, qui l'occasione te la devi andare proprio a cercare col lanternino, come dicevano i nonni, certo. E diventa tutto molto più complicato. Certamente non puoi vivere di scrittura in paesi come i nostri. Perché comunque diventa veramente impossibile. Di base paghiamo anche lo scotto molte volte di una contraddizione che sembra davvero ridicola, se ci vuoi pensare. Nel nostro territorio, se fai una cosa è perché l'hai fatta, se non la fai è perché non la fai. Quindi insomma in effetti non si capisce mai bene quale possa essere un equilibrio diciamo stabile per molti, per ognuno di noi. Giusy, esattamente. Insomma è veramente veramente complicato, però non rinunciare. Senti, non rinunciarci mai. Ci vuoi anticipare non lo so il titolo di questo romanzo, di cosa tratterà settembre-ottobre? Allora, intanto il titolo ce lo stiamo riservando ancora un po' perché ci stiamo, diciamo, lavorando e smussando delle cosette. Okay. Pensiamo di farlo uscire a settembre, ripeto, era in uscita a maggio, ma visto la situazione per motivi, diciamo, editoriali si è spostata la data. Per cui uscirà credo a settembre, tranne che non ci siano delle difficoltà, quindi verrà ancora poi spostato magari inizio nuovo anno. È una storia ambientata in Calabria. Una storia molto forte, direi, molto, molto importante, narra di una giornalista di ritorno, non per scelta ovviamente, ma questa volta per lavoro, che scopre proprio che cosa vuol dire il senso del ritorno in una terra come la Calabria, da dove manca da più di 20 anni, e dove ritrova una terra che non è più quella che aveva lasciato, ma una terra ancora forse più difficile e più turbolenta, diciamo così. Quindi è una questione di giornalistica quasi a un certo punto. Che poi si trasforma in una storia, Giusy, d'amore. Stavo notando che il termine il ritorno ritorna spesso nelle tue storie, perché evidentemente c'è questo questo ritrovarsi appunto tra le braccia della propria terra. Senti, l'ultima cosa, e poi ti lascio naturalmente alla tua famiglia, e speriamo di vederci presto da qualche parte, qualche iniziativa importante da condividere insieme. Tu, più brigantessa o più scrittrice?
Ai, che domanda che mi hai fatto! Diciamo che sono a metà strada, nel Ah. senso che, o meglio, sono entrambe le cose, nel senso che qualcuno mi diceva, ma tu ti definisci brigantessa. Per me i briganti erano coloro che agivano, per salvare gli ultimi, per salvare la terra, vediamolo da questo punto di Eh sì, vista. E l'idea io di base era scrivo quella. per quello che posso e per quello che riesco nel mio piccolo, per dare, diciamo, una speranza in più, per dare una mano in più a questa terra, per farla conoscere sotto gli aspetti che molto spesso si dimenticano della O Calabria. magari Viene sono stati narrata con confusi, degli stereotipi la Calabria certo. che a volte viene veramente discriminata come terra e non è giusto che questo avvenga. Quindi io sono brigante e scrittrice allo stesso E tempo. noi vogliamo essere briganti insieme a te, praticamente. Insomma, ci leghiamo. Brigante Brigante se muore, semore! assolutamente, sempre, sempre, sempre. Giusy, ti ringrazio davvero tanto. Abbracciami tutta la tua famiglia e Grazie spero, mille. spero che, insomma, ci si possa vedere presto. Speriamo presto, grazie mille per l'invito e un abbraccio a tutti, di vero cuore. Ciao, grazie a te, cara. Ciao, 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 ciao. Era quindi a Tutto Molto Bello la nostra amica e scrittrice Giusy Staropoli Calafati. Tanti sono gli argomenti che la nostra trasmissione tratta e tanti sono gli amici che ogni giorno ci vengono a trovare per nostra grande gioia, persone che non sentiamo e che magari non vediamo da tempo. Però c'è sempre un grande affetto, un grande rapporto di comuni sensi. E adesso, cari amici, parliamo di televisione, parliamo di colleghi e di colleghe che hanno sicuramente scritto un momento importante della produzione televisiva nel nostro territorio con grande eleganza, con grande maestria, con grande professionalità e con grande altruismo nella gioia di poter fare e di poter condividere le proprie azioni e il proprio lavoro, naturalmente, con le persone coinvolte nel loro progetto. Ce ne andiamo nella zona Lametino, in una piana lametina meravigliosa ed eccola lì comparire. Ma che bella che sei! Ciao Ema, un bacio anche a te. Emanuela Marchio collegata con noi da casa sua. Come stai, tesoro? Intanto sto benissimo, ti ringrazio per questo invito, mi fa molto piacere chiacchierare con un collega, ma più che altro con un amico. Assolutamente sì. Mamma mia, sai che io adoro i tuoi capelli, Ema. Io adoro i tuoi capelli. Io pagherei per avere i tuoi capelli. Pagherei Tanti, cifre tanti. pazzesche. Tanti meravigliosi boccolosi. Allora, ritorniamo un po' dalle nostre parti, qui a Tutto Molto Bello e, insomma, malgrado il periodo, qualsiasi argomento trattato dalle nostre parti diventa rigorosamente Tutto Molto Bello. E partiamo da una carriera gloriosa della nostra Emanuela Marchio, che è fatta naturalmente di incontri, di serate, di lavoro, di sacrifici, di contatti umani e tantissime, tantissime altre cose. Senti, Emma, ma tu alla televisione come ti ci sei avvicinata? Qual è stato, diciamo, il primo innamoramento? È stato tutto molto per caso, non era cercato, non era voluto, mi sono trovata in una situazione dove lavoravo dietro le quinte, a dire le verità. Poi qualcuno mi disse perché non provi ad andare davanti alle telecamere, non provi ad andare in onda, e ho detto ma non sono capace, ma non è colpa mia. La E solita modesta, la invece solita sono stata modesta. catapultata davanti una telecamera e poi a dire la verità mi è piaciuto, ho capito che forse era il mio mestiere e così è stato perché avevo qualcosa da dare e da dire e nel corso di questi anni così è andata. Senti, ma veramente tanta gente incontrata, cioè, lo dico a te perché lo dico a me, naturalmente ho qualche anno, ma giusto qualche anno più di te, però il nostro lavoro è fatto veramente di tanti incontri. Alcuni di questi non dico che ti sconvolgono la vita, ma lasciano veramente una traccia profonda. C'è magari qualcuno in tutte le tue produzioni televisive che nel suo passaggio ha segnato maggiormente quel momento? È vero, ho incontrato davvero tantissime persone perché, come ben saprai, i programmi che a me piace scrivere e poi condurre sono complessi, sono fatti da tantissime persone, da tantissime maestranze e quindi ho avuto nel corso di tanti anni
la possibilità di incontrare tantissimi professionisti. Ad alcuni di questi sono legata profondamente poi, perché il mio modo di fare televisione, più che tecnica, è passione, certo. È amore, è emozione. Quindi quando poi incontro persone che hanno le mie stesse caratteristiche, allora lì nasce la scintilla e nascono delle amicizie forti e un lavoro davvero straordinario. Guarda, se ti devo dire un nome, è Giovanni Calabrò. Arte e danza, sì. Di Catanzaro, ha un'accademia di danza favolosa nel sud Italia e da quando ci siamo incontrati è stato davvero un momento straordinario. Abbiamo sempre avuto molto rispetto l'uno dell'altro, abbiamo sempre fatto belle cose insieme e spero di ritornare di nuovo con lui e con Giuseppe Torchia e tutta la sua squadra di lavoro a fare tante altre cose belle. Senti, un grande rapporto di familiarità naturalmente con le persone coinvolte nei tuoi programmi. Ne hai fatti diversi, vogliamo così a titolo puramente informativo ricordare qualche titolo importante, Emma? Sono davvero tanti. Appunto, vediamo se sei preparata e se te li ricordi tutti. Le varie edizioni di Io ballo e tu sono stati dei programmi in diretta televisiva dove abbiamo coinvolto davvero migliaia di ballerini in tutto il sud Italia, quindi è stato un lavoro immenso davanti le telecamere ma anche dietro, una grande squadra di lavoro che mi ha sempre supportato, ma anche il programma del canto, perché diciamo che ultimamente mi sono riscoperta molto, ad esempio quello che stanno in onda, Piccole grandi star, che ho avuto il piacere di realizzare una delle edizioni proprio sulla televisione dove sei tu, su Esperia, che ricordo con molto piacere, quindi programmi di varietà, ma anche se nel mio passato tantissimi programmi a livello giornalistico sulla bellezza della nostra terra, davvero diversi, insomma c'è una rassegna di immagini che naturalmente ne è la testimonianza diretta di tutto questo tuo percorso. E a proposito di percorso, perché in effetti siamo partiti dal lavoro, dai contatti, dal fatto che manchi alla televisione e presto ci dovrai ritornare, sappilo, prendi nota, scrivilo da qualche parte, perché questo così è stato scritto, va bene? Non sono in onda da 2 anni. Come da mai? 2 anni? Ma non ti vergogni? 2 anni. Ma dovresti vergognarti, guarda, dovrei venire lì e tirarti i capelli. Beh, insomma, un lavoro lungo, un lavoro lungo. Però vabbè, va bene, evidentemente c'è tempo per tutte le cose, c'è tempo per tutte le cose. E a proposito del fatto che che sei lontana dalla televisione da 2 anni, però contemporaneamente il tuo grado di parentela, di familiarità con le persone che lavorano con te, beh certo, lo hai trasmesso e lo hai rafforzato all'interno della tua famiglia. Hai avuto questo matrimonio meraviglioso con il mio amico Pasquale, per gli amici Paco naturalmente, perché è una persona di una umanità e di una educazione esemplare e alla fine mancavano due presenze importanti. C'è mamma, c'è papà, ma ci sono anche adesso, da qualche tempo a questa parte, Valia e Zakar. Che meraviglia! Adesso da dove comincio? Non lo so. Sono sposata da 10 anni, sì, con un meraviglioso ragazzo, sì, e devo ringraziare Dio perché è una persona veramente eccezionale e quindi questo è un grande dono. Guardati che sei bellissima, guarda, con i tuoi piccoli. Poi sono arrivati loro, Zatar e Valia. Che sono belli. Sì. Straordinario. Mi fa strano, Luigi, credimi. Lo so, sono, ma guarda, anche per me, perché non ci siamo mai incontrati con il gruppo familiare, però è bellissimo, cioè il grande amore e la passione naturalmente che hai sempre messo in tutte le tue cose, prova ad immaginarlo quando parli della tua famiglia. Senti, e questi due piccoli sono arrivati in modo dirompente in questa simpatica coppia, a scombinare le cose o a riequilibrarle, evidentemente a dargli calore e colore. Loro arrivano, i miei splendidi bambini arrivano dalla Siberia, sì, sono con me da più di mezzo anno, da più di 6 mesi. Lei è la più grandicella, sì, si chiama Valia, adesso ha 5 anni e
c'è suo fratello, amore mio, il mio Zagar che ha 4 anni, sono la luce dei miei occhi, sono, sono tutto quello che avrei potuto volere e desiderare nella mia vita, sono loro due, sono due bambini meravigliosi, sono fratellino e sorellina e insieme a loro con mio marito abbiamo completato la nostra il quadretto famiglia. Cioè, a casa nostra si respira amore, non so spiegarlo, no, ma non lo avrei sai mai immaginato, non avrei mai pensato. La cosa curiosa qual è? Perché ormai ti conosco da un po' di tempo, no? E quindi so che ci sono i momenti per parlare con la bocca e ci sono i momenti per parlare con il cuore. Tu adesso stai parlando con il cuore, quindi anche perché stai parlando della tua famiglia, la loro presenza. Ma la cosa straordinaria, in tutta questa straordinarietà naturalmente di cose meravigliose che ti sono capitate da 6 mesi a questa parte, è che, non vorrei sbagliare, ma è il primo programma televisivo, forse l'unico al momento, dove tu stai parlando dei tuoi piccoli, vero? E così non l'avrei fatto altrimenti. Quando tu mi hai chiamata per parlarmi di questo, di questa chiacchierata tra di noi, io ho pensato che la persona giusta a cui affidare la conoscenza dei miei figli al pubblico, al grande pubblico che ci segue, eri proprio tu, perché sei un professionista, perché hai modi giusti, sei... Adesso sono andata in confusione. No, lo so. Vabbè. E perché? E però perché, non l'avrei, e perché non stai l'avrei cercando diversamente se non fossi stato tu. Grazie, lo so. Sai quanto bene ci vogliamo, e ti ringrazio per avermi dato naturalmente questo onore, perché insomma, quando si parla poi dei piccoli, insomma, cioè, ti ripeto, si perde la parola, quella proprio vocale, quella dettata dalle corde vocali, e si comincia a parlare di cuore, di emozioni, di sentimenti, che molte volte non per forza devono avere delle parole, degli aggettivi, ma parlano gli occhi, parlano naturalmente i gesti e quello che riusciamo a leggere attraverso il tuo volto. Senti, mammina, e loro cosa dicono di te? Sentiamo, i piccoli cosa dicono di te? Il maschio mi dice: mamma, sei bella, mamma, ti amo tanto tanto. E io mi sciolgo come la neve al sole. Vorrei vedere. Perché il maschio, e quindi forse siamo una sintonia anche particolare. Io pensavo nella mia vita, avrei sempre desiderato figlie femmine, non so perché, forse perché una famiglia dove ho tante nipoti femmine e quindi questo era quello che pensavo nel futuro. Certo. Invece è arrivato Zagar, il figlio maschio, ed è qualcosa di straordinario. Ma avete equilibrato la famiglia, 2 maschietti e 2 femminucce, no? Sì, è così, lei è la principessa di papà. Oh, mamma mia, beh, sai, la principessa di papà. È sempre la solita storia, le femminucce vanno con i papà e i maschietti vanno con la mamma, insomma. E poi sai una cosa, Luigi, mio marito, molto strano, sì, ma lui avrebbe sempre voluto una moglie bionda, con gli occhi chiari. Questa era la sua... Una nordica, biologia. Praticamente una nordica. Si è trovata a fianco una mura formosa, però l'universo gli ha dato una figlia biondissima con questi occhi verdi meravigliosi, quindi la nordica ce l'ha con sua che figlia. Meraviglia! E la sua principessa. Beh, insomma, poi vedi le cose della vita. Alla fine è stato accontentato anche lui, no? Evidentemente. Vedi? Comunque è fantastico, ragazzi, veramente la vita raccontata con il sorriso e l'amore diventa tutto così bello, anche in un periodo così triste, così particolarmente provante come la pandemia. Nell'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, Ema, perché ci siamo già giocati 12 minuti, quindi immagino che con loro questo periodo di lockdown all'interno delle tue 4 mura domestiche sia scivolato in assoluta serenità. Una favola. Noi abbiamo vissuto una favola in questa casa, perché siamo stati noi quattro, abbiamo avuto modo di legare ancora di più i nostri vincoli familiari e quindi l'abbiamo vissuta molto serenamente. Noi quattro ci siamo conosciuti, uniti sempre di più, e quindi, a dire la verità, io
per me è stata un'opportunità di legare ancora di più con la mia famiglia. Abbiamo rispettato tantissimo le regole, certo. Siamo stati sempre a casa, adesso ci stiamo affacciando al mondo, ma sempre rispettando le varie normative. E quindi per noi è stato davvero tutto molto bello. E quindi... brava, lo vedi? Preparatissima. Allora, Emma, di alla piccola Valia, al piccolo Zakar, che zio Gigi li verrà a trovare presto, va bene? Va bene, ma hai visto quanto sono belli? Sono straordinari, sono bellissimi e naturalmente sono anch'io pieno di gioia insieme a te, insieme a Paco. Ai piccoli, vedi che mi manca la parola anche a me, porca miseria. Sarà il condizionatore d'aria che mi sta raffreddando le corde vocali, ma vi abbraccio, innanzitutto ti ringrazio per essere stata con noi in questo frangente di tempo. Baciami piccoli, baciami naturalmente Paco, e il bacio a te te lo darò io quando ci vedremo, va bene? Grazie, ciao Emma, ciao. Un abbraccio straordinario, pieno veramente di amore e di amicizia sincera, e con questo quadretto familiare, bellissimo, non potevamo terminare nel modo migliore, ci avviciniamo praticamente alla conclusione di questa puntata. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che Tutto Molto Bello va in onda tutti i giorni su Esperia TV, canale 18 del Digitale Terrestre, alle 14, alle 22.30 e alle 8 del mattino. Si può seguire in streaming in tutto il mondo su Esperia.tv o direttamente sui nostri canali Facebook o YouTube, dove poi ritroverete la puntata per poterla rivedere in assoluta serenità. Grazie per essere rimasti con noi, vi saluto e l'appuntamento è rinviato a domani. Ciao!